Ciao ragazze, mi avete riconosciuto? Sono sempre io, e, solo che ho cambiato un po' look. Diciamo, sono ritornata qualche anno fa perché solitamente facevo i capelli così lisci. Per chi non mi conoscesse, io sono riccia, cioè mossa. E niente, oggi ho cambiato un po' il look, ne ho approfittato anche per girare questo video, magari per quelle ragazze o anche ragazzi che volesse avere qualche consiglio per far mantenere la piega liscia. E vi devo dire la verità, a me mi dura molto con questo metodo che io utilizzo. Infatti poi solitamente cioè, i capelli lisci vanno via quando voglio fare lo shampoo. E oggi non ho fatto i capelli lisci normali, soliti, come li faccio sempre, ma li ho lasciati, se vedete, un po' mossi sotto. E li ho fatto apposta e lo spiego anche nel video come ho fatto. E niente, spero che il video vi sia utile, che non risulti banale, perché so che comunque molte di voi già lo sanno fare, però diciamo mi rivolgo a quelle meno esperte. Va bene? Per me, vabbè, è semplicissimo perché vi ripeto, io sono riccia e quindi è da quando sono piccola che facevo sempre i capelli così, lisci. E quindi niente, spero che il video vi piaccia, vi lascio quindi al video, un bacione. Scusate per i rumori che sicuramente sentirete. Comunque, allora, ora vado a farmi lo shampoo. Diciamo, non penso ci sia bisogno di mostrarvi come lo faccio, anche perché utilizzo solitamente i prodotti che ho in casa. E poi, comunque, se volete vederlo, ve lo lascio qui. E niente, ci vediamo appena ho finito di fare lo shampoo. Allora, eccoci, ho fatto lo shampoo. Scusate sempre per l'eco. Allora, so che per molte di voi quello che sto facendo è sembrare una cosa ovvia, ma ci sono molte persone che non lo sanno fare. Quindi, allora, pettino i capelli. Vado ad utilizzare quell'olio di Vital Care che vi ho detto già molte volte. Vi lascio sempre il video nella box info e quindi lo metto sotto, diciamo solo sulle punte perché altrimenti diventa un po', cioè sulle lunghezze, altrimenti si appesantiscono. Allora, ora come prima cosa vado ad asciugare un po' i capelli col phon leggermente. Adesso vado a dividere i capelli e ne lascio qualche ciocca, diciamo, nel fondo. Allora, ora prendo la mia spazza e vado a prendere, ovviamente, visto che io ho i capelli ricci, li devo asciugare bene dalla radice, altrimenti non si manterranno mai. Quindi vi faccio vedere solo le prime ciocche. Prendo la spazzola così, lo faccio così in automatico e arrotolo la ciocca. Quindi una, due, tre, e mi concentro soprattutto sulla radice. Ok, quindi come avete visto mi concentro maggiormente quindi sulla radice e poi vabbè la parte di sotto, questa mi è venuta con un riccio, però tanto poi passiamo alla piastra. Ripeto lo stesso procedimento, prendo la ciocca più o meno da metà, cioè tre quarti, arrotolo e vado fino in fondo e mi concentro soprattutto sulla radice. Come vedete, visto che io ce l'ho lunghi, faccio prima una metà che li asciugo per bene e poi riarrotolo.
Eccoci, allora vedete, li ho fatti mossi sotto. E comunque l'importante è che quindi da qui siano lisci, soprattutto per chi ha i capelli ricci, perché altrimenti non restano. Quindi continuo così per tutta la testa, poi magari ci aggiorniamo dopo. Ovviamente per le ciocche che ho dietro, io cerco di portarmele in avanti e quindi faccio così da qui sopra e le asciugo così. Ovviamente c'è bisogno di un po' di manualità, però col tempo si acquisisce. Allora, ho fatto metà testa, come potete vedere. Ho diviso prima i capelli dietro con le ciocche dietro, poi arrivata più o meno all'altezza delle orecchie, comincio a far scendere questi qua di lato, vedete? Invece dietro sono già lisci e quindi poi mi lascio solo questo. Ora allargo e vi faccio vedere da vicino. Ok. Allora, arrivati a questo punto ci mancano solo questi capelli, quindi a questo punto faccio la fila, visto che io non la faccio quasi mai perché li faccio ricci, quindi non la faccio. Quando li faccio lisci la faccio di lato, perché al centro non penso mi stia benissimo, quindi non proprio lato lato, e quindi la faccio così, un po' come vanno i capelli, vedete? Quindi, fatta una volta la fila, continuo, quindi mi stavo dimenticando che nella parte davanti volevo dire che asciugo verso l'alto e non verso giù, così da non farli appiattire troppo. Siccome ho deciso che questo davanti lo voglio fare tipo, diciamo così, intendetemi, a onda, allora che faccio? Una volta che l'ho asciugato dalla radice, prendo e lo metto al contrario, così, e vado. Eccoci. Allora, come potete vedere, li ho lisciati, però lasciandoli un po' mossi sotto, vedete? Il segreto sta proprio nell'asciugarli bene, diciamo, con uno spazzolo e fondo. Infatti, se potete vedere la mia radice, diciamo, sono tutte lisce, vedete? Vedete, si alzo, sono liscissime. Quindi vi ho fatto vedere, alla fine è semplicissimo, penso che si capisca più dal video che dalle mie parole. Ora comunque continuerò a toccarmi i capelli, ovviamente. Poi, se non volete far venire questo effetto mosso, sotto, anziché girare come facevo io così, voi andate direttamente giù, normali, e basta. Ragazze, allora mi sono andata una sistemata, non li vado ad allisciare del tutto, cioè lascio questa parte riccia sotto e vado a passare leggermente la piastra sulle radici. Allora, come sempre, utilizzo una pinza, vado a dividere i capelli. Cioè, la mia piastra è questa, è una Remington, diciamo niente di che, anche perché la mia non la utilizzo, questa più che altro è di mia mamma, e quindi vado fino alla fine e lascio solo la parte un po' più riccia. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Vedete, lasciare i ricci sotto. E quindi continuo così per tutta la testa. Allora, ragazze, laddove mi rendo conto che non mi piace come è venuto sotto, lo vado a rifare con la piastra. Quindi faccio
Quindi passo con la piastra e poi verso la fine vado a girare così. Vedete? Così che viene un riccio. Non lo lascio, cioè voglio dire, lo lascio così in modo che si raffreddi e poi ci ripasso sopra. Eccoci, allora ho finito. Voglio mettere giusto un po' di lacca, ho utilizzato questo qua della Cien di Lidl, giusto nella parte finale. Eccoci, allora spero che quindi il video vi sia piaciuto, che sia risultato interessante. Diciamo, io non sono una professionista, ho cercato di fare quello che faccio, che facevo almeno solitamente, con l'aggiunta di questi buccoletti sotto, ricciolini. E niente, se il video quindi ti è piaciuto, mettimi un bel pollice in su, grazie, e seguimi su YouTube, magari anche su Instagram. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Alla prossima, sono riccia.